Allora, benvenuti su Carmen One Woman Show. Oggi siamo con Francesca Zicca a Desir. Buongiorno. Perché Francesca ha questo desiderio di imparare l'arte della recitazione. E oggi, per l'appunto, con la mia presenza, è vero, di grande maestra di recitazione, cercherò di insegnarti alcune piccole, come dire, chicche. Ma Sì. mi insegni a recitare comico, Ma noi drammatico, faremo perché una cosa diversa. Ah, un ok. misto O perché bisogna essere partenopeo. versatile, Sì, diciamo, perché io mi sì. sento molto attrice partenopea. Partenopea, quindi sul napoletano ti Sì, piacerebbe qualcosa anche, non più. so, anche partenopeo barese. Partenopeo barese, Non so se si dice, però va vabbè. Vabbè, bene. per Ok, dire. vabbè. Tu E insegni sì, va e io bene. imparo. Allora, facciamo delle scenette tipo, no, un classico, che ne so, può essere una donna che sta per partorire, per esempio. Cioè, come dei forti dolori di pancia. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, ecco, abbiamo un venga, ospite. abbiamo un Vieni, vieni ospite, non carissima, vieni. potevamo sperare ospite migliore oggi. La Certo. nostra Francesca, vieni, vieni, vieni tra di Vieni, noi, cara, vieni vieni tra a di vedere noi. lo spettacolo. No, Mettiti qui vai, dietro. Vai, ecco, tranquilla. vedi, già No. sfugge la nostra Sfugge. Francesca, è un VIP. Vieni. Dovete sapere che è un VIP, lei non Sì. vuole essere ripresa Ma adesso, noi, eh. a noi lo, diciamo, lo spettatore piace. Quindi Sì. adesso ti mostrerò come si fa a fare, diciamo, la donna gravida che sta per partorire. È un Ecco. po' come quanti vengono le coliche, devi andare. Brava, ma io penso Ecco. che tu sia proprio, Da fare la portatissima. colica. Allora, abbiamo bisogno magari di un aiuto. Che ne so, una borsa da fare la pancia. No, tranquilla, a me è tutto naturale. Parlavo di me. Ah, di te. Ok, perfetto. No, a me è naturale la pancia, ma non sono gravida. Vediamo cosa ci possiamo fare. Una pancia che possa essere fattibile, vediamo. Senti, se tu stamattina non andavi da corpo, ce l'avevi la Questa. pancia. Se non andavi da corpo, la pancia ce l'avevi. Vedi, Ok, era a fatta. posto, sei Siamo del sicura. quinto mese. Vabbè, casomai prima di infilatela la sponsorizzare, non si sa mai, tra un video e un altro ci esce pure una Venite a Desir. ci esce una vendita, noi Sì, mica ci infatti. offendiamo. Ok, Allora, ecco, ecco. ci sono già pronta. Ok, E quindi. io ho partorito circa quasi 3 anni fa, insomma, mi ricorderò Ok. qualcosa. Quindi allora, Questa è tu la sei fase la, di travaglio? aiutami, tu L'ostetrica? sei praticamente l'ostetrica che mi chiede, ma per caso vuole l'epidurale? Ah, Vieni. ok, va bene. Come va, signora? Si sente bene? Benissimo. Chiamiamo l'anestesista? No. Procediamo con un epidurale? No, ce la posso fare? Ce la puoi fare? Sei Sì. sicura? Lo prendiamo al volo? In che senso? Prima o poi deve uscire, signora. Respiri. Sto respirando. Si sente, signora, che sta respirando. Sarà l'effetto fiatella. Mi sta mettendo ansia. Ok, è prevista anche la visita o posso limitarmi solamente a recitare? No, Quale vero? visita, scusi? È Com'è che brava. fa? Fa così. Sì, guarda, ho preferito cesareo. Queste ansimazioni, Sì, ma dolori. lei doveva testare, diciamo, quest'arte, No, quest'improvvisazione, non se la sente. cambiamo Cambiamo genere. La genere. donna incinta non mi No, e piace. facciamo Possiamo allora. fare anche, non so, tipo una litigata. Quella me la vedo Esatto, meglio. La litigata esatto. è più dal mio La temperamento. donna che viene tradita e parla al telefono.
senza di tutto. Okay. Pensa di essere in grado senza che io le faccia vedere, diciamo, la scena. Il problema lo sa cos'è? Sì. È questo, che essendo io comunque di sangue barese, la mia litigata al telefono sarebbe... Facciamo che io faccio l'uomo con cui lei sta litigando e lei fa la donna. Sì, ma questo, ok, questo può andare bene. Sì. Anche se io le dirò per telefono litigo, io agisco. Dato che il tradimento è al di fuori dei miei standard. Vabbè, no, andiamo al sodo. Vabbè, proviamo una telefonata, però qui se te lo meno uno, non... Facciamola. Va bene? Vada, sulla posta. Drin drin. Pronto? Pronto? Parla, sì, di avanti, amore. Parla. No, no, amore cosa? Amore cosa? Chiamiamo subito, perché io devo arrivare subito al duno. No, cosa ho fatto? Chi è quella? Quella chi è quella? Non me ne è inutile quella chi, come, quando e perché. Chi è? Ma... Senti, le bugie lo sai che non mi piacciono. Ma non l'ho detto. Sì, no, le bugie sai che non mi piacciono. Forse una verità potrebbe risolvere qualcosa. Ma non te lo garantisco, eh. Però, ma che ti ritiri a casa, ti devo spezzare le gambe. Ancora ti credi di andartene così fuori di casa senza niente? Ah, no, perché io già ti sto avvisando. Anzi, senti a me, non ti ritirare proprio. Va bene. Ma la manta si chiama lì. Sì, dimmi. Non ero io, ma... Ma cosa eri tu? Ma per piacere, ma dove ti stai attaccando? Ti stai attaccando agli specchi. Dove? Dove? Vieni a casa, mo devi venire a casa, mo devi venire a casa. Sono al bar. La carrozzella, la spingo io la carrozzella. Sono al bar con un amico. Chi è questo amico? Da quando in qua mo frequenti il bar? Non possiamo mangiare, non possiamo mangiare e vai al bar. Non possiamo mangiare, perché? Offre lui stavolta, offre lui, non essere sempre così. E si morbosa certe volte. Ma sono pure morbosa, ma io sai quel telefono dove te lo infido? Dove? Maneggia te, ai social, a Facebook, alle chattate, alle fotografie, a quelle quattro zoccole. Bip, che sono... No, non esiste amicizia donna, non esiste, no, non esiste. Ti dico solo, ritirti a casa, prenditi quelle quattro pezzate che ti ha regalato tua madre quando ci siamo sposati e vattene via, tornatene di nuovo da tua madre. Ma lo sai che... Perché sono lì, perché sei uguale a tua madre, sei. E beh, quali sono i geni? Però mi ammazzo, 40 anni che sta con mio padre, 40 anni, e non si sono mai traditi. Un motivo ci sarà. Un motivo ci sarà, e te lo dico, ho già parlato a sei, ritirti a casa, che la carrozzella la spingo io. Va bene. Vergognati. Mi vergogno. Vergogna, che ci tenevo adesso in mezzo alle mani, sai come ti dovevo fare? Piccolo. Che il polpettone a confronto era niente. Immagino. Vieni a casa. E spera che ti va in croce quel caffè che ti stai bevendo con quell'altro cornuto di Mauro, come cazzo si chiama. A posto, vieni! Sto bene. Vado meglio nell'interpretazione. Vado meglio, Bravissima. Sono più portata, queste cose un po' così. Sono più portata. Vabbè, allora noi il nostro c'è pubblico... anche da dire che mi sono limitata perché comunque sia. Ha detto solo due parolacce. Giusto, va bene. Il nostro sono pubblico... un po' da Gordon Ramsay quando basta. Il nostro pubblico è soddisfatto, speriamo. E quindi noi salutiamo. No, su Zirna, il prossimo video, la nostra prossima interpretazione. Noi vi lasciamo. Insomma, con questa promessa, ci sarà una prossima volta? Sì, sì. La prossima volta più d'azione, qualcosa più d'azione, tipo prendo il marito, lo sfragano. Guarda, troppo comorra questa ragazza. Ciao a tutti. Arrivederci.